Buongiorno e buon caffè. Le parole significano, le parole contano, le parole sono importanti. Non lo dico io, lo diceva anche Nanni Moretti in quel famoso film Palombella Rossa. Le parole generano i pensieri, le parole sono la base dell'idea. È la ragione per cui ci chiedono e ci suggeriscono di leggere molto, perché più parole conosciamo, più riusciamo a formulare meglio i nostri pensieri. Più limitato è il nostro vocabolario, peggiore è il modo con cui ragioniamo. Ma non è soltanto questo, le parole sono importanti perché ognuna di loro trascina un significato. E infatti coloro che vogliono manipolare l'opinione pubblica, coloro che vogliono cominciare a prendere il controllo sulle persone, cominciano a cambiare le parole. Anche questa non è una mia invenzione, non è una mia riflessione, non è una mia pazzia. Lo dice per esempio Orwell nel 1984, lo spiegava molto bene Liverani, che sull'antilingua ha costruito un pensiero molto forte partendo dalle pagine di Avvenire, ancora più di 20 anni fa, credo, fino ad arrivare a pubblicare una serie di libri. Perché chi controlla le parole controlla il senso del pensiero, controlla la direzione del pensiero. Oggi vengono spesso utilizzate delle parole per significare altro, e la ragione per cui non abbiamo più certi valori è perché sono stati distorti, manipolati dalle parole stesse, che hanno preso un significato differente. Amore, autorità, per citarne alcune, ma evidentemente ce ne sono tantissime che hanno appunto usufruito di una diluizione, di un cambiamento, di una manipolazione per poter assumere significati diversi e quindi andare a raccontare una realtà differente. Non è un caso che Alessandra Colonna, che alle parole tiene molto, addirittura ha lanciato un evento per maggio, La cura delle parole, in cui invita proprio a riflettere sull'importanza di mantenere le parole, di manutenere le parole, di controllare, di preservarle, di salvarle, di difenderle, perché la parola impone un valore, la parola trascina con sé molto di più che il suo significato, trascina con sé un pensiero. Manomettere le parole vuol dire generare un mondo diverso. Lo sanno proprio coloro che fanno questo di mestiere. E allora, se qualche furbacchione, a proposito di una recente strage, invece di utilizzare la parola cristiani, usa la parola adoratori della Pasqua, adoratori della Pasqua, che cosa vuol dire tra l'altro? Fosse anche fedeli della Pasqua, cosa vuol dire? È evidente che ha in mente qualcosa di preciso, e in questi casi non si può tacere, perché ci sono da difendere molto di più che delle sfumature della lingua. C'è da difendere molto di più, c'è da difendere il senso delle cose, il sangue versato e l'importanza di tanti valori. E su questo, mi spiace, sono uno di quei punti sui quali io non riesco a transigere. Non vi va, siete liberissimi di non vedere più i caffè, di non seguirmi più sui social media, di fare prendere altre strade. Ma la difesa della parola vera, io credo che sia un punto essenziale che oggi ci deve spingere anche a sguainare le spade, perché è un po' come la questione dell'erba verde. Buongiorno e buon caffè.